Giovanni Maria Chessa, coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale, oggi qui ad Alighiero per parlare anche di una scuola di formazione politica che Fratelli d'Italia sta approntando. Ce ne puoi parlare? Sì, è un'idea che nasce da Gianfranco Langella e dal direttivo comunale di Alghero, con l'aiuto del senatore Antonino Monteleone, che ha già fatto parte del gruppo parlamentare di AN dal 1994 al 2001 e si è occupato più di una volta di legiferare su temi sociali. Nonostante l'età avanzi, non ha rinunciato all'impegno politico, all'impegno sociale, e ancora una volta insieme a Gianfranco si trova qui ad Alghero per formare la futura classe dirigente, con la speranza che il prossimo ricambio generazionale, che deve sicuramente avvenire per necessità anagrafiche ma anche per necessità di idee, avvenga in un tempo che possiamo definire corretto, senza saltare le tappe, ma che garantisca preparazione a tutti i futuri autori e non del programma di governo. Politica non è solamente governo diretto e anche governo indiretto, ma in tutti i casi è necessaria una preparazione che a cui Fratelli d'Italia e anche Gioventù Nazionale con la sua scuola di formazione politica ambisce a dare a tutti coloro che si sentiranno parte di questo progetto, delle nostre idee e dei nostri valori. Idee che, come ho già detto, devono contribuire a un rinnovamento della classe dirigente, che non deve basarsi unicamente sull'età anagrafica, ma anche su un'età, così per dire, mentale. Non si è giovani di politica perché si ha 18, 20, 21 anni, è pieno di giovani che sono vissuti nella loro gioventù sino a spendere il tempo in nulla. Bisogna coagulare anche su persone che non si sono prima mai avvicinate alla politica e che invece, grazie alla freschezza, grazie al rinnovamento delle idee, possono ritornare a occuparsi del bene pubblico, possono ritornare a occuparsi della città, possono ritornare a far parte e appropriarsi di ciò che gli ha sempre appartenuto.